diamo il buongiorno al senatore Barboni. Buongiorno. Buongiorno. E bentrovato. Grazie. Prego. Allora, un senatore. Sospiro, spero di sollievo, insomma, però vabbè, andiamo No, è stata una primavera particolare, quindi i frutti maturano più avanti. Ecco, vedi, bastava chiedere al senatore, avevamo già risolto tutti i problemi. È una questione meteorologica. Esatto. Senatore, venendo a noi, diciamo che anche noi avevamo notato in rete, su Facebook, queste foto sul profilo di Lucio Paesani, c'era anche lei, questa visita romana. Ci può spiegare appunto cos'è accaduto mercoledì e anche come vi state muovendo, insomma, e quali potrebbero essere i tempi per questa decisione? Allora, Lucio è venuto mercoledì a Roma, che aveva una serie di incontri, tra cui anche un incontro con Gasparri, che era stato, diciamo così, già perlomeno abbozzato il giorno che Gasparri era venuto qui, alla fine di maggio. Per cui niente, ci siamo seduti con Maurizio, che è responsabile enti locali di Forza Italia, quindi diciamo il tavolo tecnico che poi deciderà le candidature dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Abbiamo analizzato i dati che abbiamo relativi ad alcuni sondaggi e la situazione che c'è attualmente a Rimini, quindi abbiamo rivalutato, diciamo, il percorso, che è quello di cercare, essendo il comune date la mano contendibile, quindi cercare una figura civica che portasse valore aggiunto. Poi, quando uno parla di una figura civica che porta valore aggiunto, è perché o è una persona particolarmente conosciuta all'interno della città, ha un ruolo chiave in un'associazione di categoria particolarmente rappresentativa e quindi è particolarmente influente anche come persona, o ha per esempio alle spalle già un movimento civico che è stato, per così dire, valutato nei sondaggi. Quindi diciamo questo è lo scenario sul quale ci muoviamo. Nell'ambito di questo ci sono alcune pedine, alcuni nomi. Abbiamo cominciato ad analizzare questi nomi direttamente con quelli che poi decideranno, quindi lui, la Lega con Locatelli, Fratelli d'Italia con La Russa, e stiamo un attimino valutando questa situazione. Quindi non è che abbiamo definito la candidatura di Paesani o di un altro, abbiamo fatto un ragionamento su quello che è lo scenario, però in maniera un pochettino più concreta, avvicinandosi. Immagino sia stata anche un'occasione, senatore, per far conoscere appunto la figura di Paesani a Gasparri, insomma, per avere un'interlocuzione anche. Diciamo che si conosceva. Paesani era nel movimento, era in Alleanza Nazionale, come si chiamava all'epoca, nella gioventù, diciamo. Quindi si erano già conosciuti? Sì, si erano già conosciuti a quei tempi. Poi, ovviamente, siccome Gasparri conosce bene il mio con la rappresentanza nazionale, essendo poi Paesani della rappresentanza regionale, il mio l'aveva già incontrato a suo tempo, così come anche Salvini l'aveva incontrato mesi addietro, quindi diciamo che i due già si conoscevano. Stavolta si è entrato un pochettino più nel dettaglio. Senatore, lei faceva riferimento a questi sondaggi che sono stati fatti, almeno se leggo bene, ma ci confermi, proprio a livello romano, quindi a livello nazionale, per capire un po' su Rimini come stanno le cose, come si stanno muovendo i cittadini, qual è il sentore. Lei dice, proprio partendo da quei sondaggi ci stiamo facendo un'idea. Che cosa dicono quei sondaggi? Che cosa avete cercato di analizzare del territorio? Allora, intanto diciamo questo, sono stati valutati i partiti, cioè le coalizioni ovviamente, la lista civica o le liste civiche, e nel risultato alla fine una che abbia un valore significativo in termini di consenso popolare, e poi eventuali figure di candidati sindaci. Diciamo questo, che gli elementi che ci sono comuni a tutti e tre i sondaggi e che la lista civica di Paesani oscilla tra il 6-8% oggi. Poi chiaro, questo è un movimento tra virgolette di protesta per alcuni aspetti, il mio, quindi non dando la figura di Lucio, per cui oggi la situazione è un certo modo la situazione economica del paese. C'è di mezzo il problema della campagna elettorale di Rimini, è che presentati i candidati sindaci non è che inizierà la campagna elettorale, inizia la stagione dove i riminesi giustamente avranno altro da fare. Ma guardi, io senatore ho detto che forse possiamo aspettare a settembre per avere i nomi dei candidati, tanto d'estate. No, perché probabilmente, allora, siccome la forchetta in cui si vota è 15 settembre, 15 ottobre,
lei e dice sembra che no, ma io stavo scherzando, chiaramente no, lo so, ma io stavo scherzando ragione. Perché insomma di settimana in settimana, dicendo la settimana decisiva, ormai noi non sappiamo più che cosa raccontare. Immagino, ma il problema è che non lo sappiamo nemmeno noi. Posso allora puoi incoraggiare. Il vero grazie. Problema è un altro, è che le liste, allora, da quello che sembra che possa andare bene più o meno a tutti, e che si voti la prima domenica di ottobre, sembra, poi vediamo, comunque diciamo che si voterà a ottobre. Il problema è che la stagione, noi ci auguriamo che finisca anche oltre il 20 di settembre. I cittadini riminesi a quel punto si, tra virgolette, riposeranno dalla stagione, quelli che lavorano in quel comparto, avranno da dedicare al, come interesse alla campagna elettorale, al futuro sindaco, sì e no, due settimane. Quindi sarà una campagna elettorale totalmente anomala nei tempi e nei modi, per cui dobbiamo, nell'ambito della scelta, valutare anche questo. Certo, lei ha detto ci diamo una decina di giorni. Senatore, ma diceva di questo sondaggio, ci rivela qualche altro dato? Avete valutato perché anche noi come abbiamo stanno sentito, le liste? Abbiamo sentito parlare del sondaggio che era stato commissionato qualche tempo fa da un'altra parte politica, dall'altra coalizione, che dava un centrodestra avanti di circa 6 punti al primo turno, ma non quanto basterebbe per chiuderla al primo turno, quindi si deciderebbe tutto al ballottaggio. I vostri sondaggi cosa dicono? Diciamo questo, diciamo che il comune è contendibile, con la lista Paesani si vince, cioè con la lista civica abbinata si vince. Senatore, i nomi che leggiamo... Se, sì, prego. Tenendo presente che Paesani faccia la scelta di campo col centrodestra. Certo, e tenendo presente che i sondaggi, insomma... Sono quello che sono, chiaramente. Da una parte e dall'altra, assolutamente. Danno un'idea di grandezza. Allora, il ragionamento è una lista civica questa che in questo momento è comunque ha una percentuale significativa, perché quando le due coalizioni sono pressoché lì come punteggio, è chiaro che una lista civica di questo tipo si sposta inevitabilmente il risultato finale. Può fare la differenza, certo. Senatore, spesso i nomi che noi leggiamo sui quotidiani o che emergono poi sono quei nomi che vengono buttati lì sulla stampa per far parlare i giornalisti, ma in realtà poi si lavora su altro. In realtà invece mi sembra, anche leggendo le sue parole oggi alla Vesta del Carlino, che l'altro nome che circola in questi giorni, quello di Gianni Indino, abbia un fondamento. Lei ha dato proprio una definizione di Indino molto particolare. Ah, beh, se guardiamo la storia, Guazzaloga era il presidente della Confcommercio, Indino è il presidente della Confcommercio. Prima, insomma, citando, ha detto è un civico che viene da una realtà associativa, che quindi potrebbe essere, però sappiamo anche, senatore, che almeno questo ci dicono i ben informati, che Indino e Paesani Sono proprio amici. Lei cosa pensa? Cioè, è vera questa cosa? C'è la conferma che potrebbero esserci delle resistenze di Paesani qualora la scelta cadesse su Indino? Ed è vero che Indino è in corsa? Quante domande le facciamo? Allora, vuole sapere proprio tutto da me? Allora, stiamo parlando tra noi. Allora, il concetto è questo: se Paesani e Indino hanno problemi personali, io credo che ragionando entrambi, qualora poniamo che la scelta capiti su Indino, allora Paesani a quel punto ha due possibilità. Se il problema è personale, e allora correrà da solo anche al ballottaggio. Nel senso che lui nasce contro l'attuale governo della città, se non si allea con noi rimane in mezzo alla strada, quindi spenderà tutti i soldi che deve spendere per fare una campagna elettorale per fare 1/2/3 consiglieri comunali. Non mi sembra un grande risultato. Altra cosa è dire, se io sono alternativo, allora se comunque poniamo il caso ci dovesse essere Indino, dovrò ragionare e trovare una soluzione, perché altrimenti è perfettamente inutile tutto lo sforzo che sta facendo. Questo è come ragionerei io, poi dopo certo, per carità. No, ma è chiaro, senatore, lei giustamente, insomma, ci sono delle persone di si parla un po' anche per capire. Noi in questi giorni, in queste settimane, abbiamo letto tanti nomi, no, che vengono anche riportati questa mattina, come nei giorni scorsi, dalla stampa. Il mio non c'è. Il mio non c'è, quindi state tranquilli. Non ci sarà. Ma oltre a quelli che ci sono, perché abbiamo sentito i vari imprenditori, quindi Bonfiglio Mariotti, ma poi si è parlato anche invece di personaggi politici come Alessandro Ravaglioli e poi appunto Indino, Paesani, ce ne sono altri sul tavolo, comunque sono questi, i civici e i politici? Secondo te ce lo viene a dire? Ci ha risposto, io chiedo. Ma guardi,
Per quelli che so io, i nomi sono questi. Poi se ci saranno altre persone non glielo so dire. È chiaro che, allora ripeto, noi un civico purché sia, ma questi è Porrone, come anche Galeazzo, Pignami ed altri, siamo tutti d'accordo che un civico purché sia non lo prendiamo. Nel senso che, ancorché fosse persona nobile, imprenditore, avvocato, cioè che non rappresenta un mondo, non lo prendiamo. Per un motivo molto semplice, perché ci sveneremmo come partiti per una persona che non ci porta valore aggiunto. Altra cosa è, nel momento in cui non si realizzano le condizioni di trovare un candidato civico, come stavamo dicendo, è chiaro che valuteremo un candidato politico. Allora, a quel punto, nome di Alessandro, come io ho già detto a suo tempo e mi sono esposto, al di là dell'amicizia personale, Sandro Lavagliore è sicuramente una persona capacissima per le competenze tecnico-professionali che ha e politiche, quindi può fare benissimo il candidato sindaco, così come lo può fare Gioenzo Renzi, così come lo può fare Nicola Marcello. Su Filippo Zilli, l'ho detto a lui, l'ho detto l'altro giorno parlando con Gasparri, ho qualche dubbio per un motivo molto semplice, perché Filippo è l'unico ragazzo sul quale il centrodestra può investire per i prossimi 20 anni, per una questione di età. Quindi io non lo preserviamocelo, dice, preserviamocelo. Appunto, non lo brucerei, lo farei crescere ancora, può essere già da oggi il candidato sindaco del 2031, faccio per dire. Senatore, noi sui quotidiani leggiamo anche di, diciamo, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che anche su questi nomi che circolano hanno una certa unità di intenti, mentre sembra che ci sia la Lega che nicchia un po' alla ricerca di un altro civico. Che mi permetta, senatore, forse a livello numerico è anche quella che, almeno sul nostro territorio, guardando il passato, non so che cosa dicono i sondaggi, numericamente ha un suo peso, ecco. La Lega attualmente è il primo partito d'Italia, come anche il primo partito della coalizione di centrodestra di Rimini, quindi tutti quanti noi stiamo facendo interlocuzione sul territorio sotto questo punto di vista, sempre con lo spirito che ho detto prima, quindi cercare candidato civico che vada oltre la coalizione. Morrone ha chiesto ulteriore tempo perché Jacopo sta sondando altre persone che in questo momento non è dato conoscere neanche a me, quindi valutiamo. Chiaro che la prossima settimana siamo rimasti d'accordo che ci sediamo e valutiamo la parte finale, dopodiché noi facciamo un'operazione di scouting che portiamo a livello nazionale, il tavolo nazionale deciderà. L'ultimissima battuta, senatore, poi non le rubiamo altro tempo. Ormai un paio di settimane fa, forse più, avete convocato una conferenza unitaria, c'era lei, c'era Morrone, c'era Barcaiuolo, nella quale insomma avete presentato un centrodestra coeso, e avevate detto nell'occasione, siamo proprio ai giorni, la scelta c'è, la persona che abbiamo scelto deve liberarsi dagli ultimi vincoli. Esatto. Poi però è passato ulteriore tempo, quindi mi verrebbe da pensare e da chiederle se nel frattempo quella persona si sia tirata indietro, visto che ancora invece state valutando altri nomi. No, non si è tirato indietro nessuno. Diciamo anche che c'è anche un minimo di strategia, tra virgolette, nel senso che non vorremmo accelerare noi per liberare gli altri, per far decidere gli altri prima. Ci sta. Diciamo anche gli altri alle loro diatribe. Diciamo che anche lì. Ma se vanno d'accordo. La situazione è diversa, cioè, mentre noi siamo, fortunatamente per la prima volta devo dire, in tutte le campagne elettorali che ho fatto del Comune di Rimini, per la prima volta abbiamo il mondo imprenditoriale a 360 gradi che guarda con interesse a noi. Quindi è già una situazione anomala rispetto allo standard. Di là mi sembra, come ho già detto altre volte, una guerra di persone più che una guerra di programmi, per cui facciamoli combattere. Ci sta, la strategia ci sta tutti. Io ho veramente un'ultimissima domanda, ce l'ho, ma a Roma che dicono di noi? Cioè, che dicono di questo territorio riminese, piccolo, provinciale, eppure così faticosamente alla ricerca di nomi? Ci guardano con sospetto oppure tutto sommato siamo... No, ci guardano almeno la coalizione di centrodestra con estremo interesse. Bene. E devo dire che parlando con i colleghi di centrosinistra, che sono vicignori come territorio di elezione, ci guardano anche molto preoccupati.